Please approach SCP-173 for testing. Ok, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Dead by Daylight. E oggi dobbiamo fare l'assassino. E no, oggi è sopravvissuto se non sbaglio, sì. Ok, iniziamo. E di nuovo, che cavolo, aspetta. Equipaggiamento, ma non c'è nulla. Ah, perfetto. Ok, stavo dicendo, non me l'aspettavo comunque. Mi fa piacere che comunque questa piccola serie stia piacendo tanto a voi. Mi avete anche richiesto di fare altri video, non finirla comunque domani in teoria, cioè in teoria domani, dopo questo avrei dovuto fare l'ultimo video, quindi diciamo che la prolungherò e farò, a parte questo video, e ovviamente dovrà essere l'ultimo video, ne farò altri 3 video, oltre a questo altri 3, quindi al prossimo video farò di nuovo l'assassino, poi il sopravvissuto e poi infine come ultimo video l'assassino. Vediamo se oggi riuscirò a scappare e non farmi ammazzare, ovviamente. Speriamo che non becco, come la scorsa volta, un assassino che veramente era forte a giocare. Quello, seriamente, ma poi sembrava che mi prendeva anche di mira. Aspettiamo che carichi. Ieri ho cominciato già un'altra serie, ok. Poi ne parliamo chissà un'altra volta. Comunque, ieri ho cominciato un'altra serie, Boom Beach Frontline. Non me l'aspettavo, accanto a un sopravvissuto sono. Ok, non me l'aspettavo di beccare subito un generatore. Partiamo bene. Ma poi quello dove cavolo è andato? Non l'ho visto che c'è un generatore qua dove ero io. Certo, se mi aiutava, finivamo prima. Non mi ha visto? Non ci credo, vivi, veloce, veloce. Cavolo, ha preso di mira un altro. Come non mi ha visto io, manco io lo so. Sapete? No, cavolo, cavolo. La cassa degli attrezzi era più veloce. Perché l'hanno salvato? Di nuovo l'hanno preso.
Perfetto, ne mancano tre. Qualcuno si è occupato di un'altra cassetta e un altro generatore. No, vabbè, l'hanno ripreso. E non è messo neanche tanto bene. Io continuo a pensare ai generatori. Cavolo, troppo veloce. Qua non c'entra? No, non sta avvenendo qui però. Allora, sembrerebbe che stia proprio. Ce l'abbia proprio con quello. Che cavolo. Mi sa proprio che è morto quello. E ne ha preso già un altro. Oh, non voglio dire nulla, ma non vorrei che stia avendo la stessa tecnica, cioè tattica mia. Ricordate anche che nello scorso video mi camperavo e prendevo a 1-1? La cosa che temo è che faccia lo stesso anche al killer, questo di qua. Ne mancano due, cavolo, ne mancano due. L'ho liberato, perfetto. Il fatto è che se si fanno. Oh no. Se si fanno ammazzare entrambi. E non so dove sono gli altri generatori. Se si fanno ammazzare entrambi. E siamo messi male. Ora non so dove possono essere gli ultimi, tu. Oh no. All'assassina di là. Ah, eccolo qua. Ci manco l'avevo visto. Posso curare? Cura, cura. Ok. Dai, veloce, veloce. Perfetto. Se sbaglia siamo fregati. Oh no, no, no. Sto cercando di guadagnare tempo. Avanti, vieni. Vieni se hai il coraggio. Oh no, mi sa che. Non mi dire che sta puntando.
No, tornato, tornato. Ma è stupido! A me mi sembra che stia puntando quel generatore. Se n'è andato! No, vabbè, non ci credo. Mi sembra strano, però. Se loro aggiustassero l'altro generatore. Eh no. E a quanto pare ha puntato l'altro. Oh no. E quello si fa ammazzare così. No, cavolo, no! E siamo fregati ora, mi sa. Perché ora sa anche dove siamo così. Ah, capite dov'è? Ah, lui è camperato per ammazzare a quello. Vieni qua, di nuovo qua, sono che ti aspetto. Se quello salva l'altro, sarebbe meglio, però mi sa che non ha queste intenzioni lui. Oh no, quello si è fatto ammazzare pure. Io non capisco se mi sta aspettando. Oh no, da una parte lo frego però così perché... Sì, ma così si fa ammazzare quella.
Maledetto. Allora, io qua mi devo allontanare. Il problema è che la botola scura non me la indica. Come fa uno a capire dove la botola? Cavolo, come fa uno a capirlo? Ora, quello è lui? O è la botola? Non ci credo, ce l'ho fatta! L'ho fregato! L'ho fregato con la botola! E mi dispiace per gli altri che non ce l'hanno proprio fatta. Io volevo provare a salvare a quella, però il bastardo si camperava e si metteva là davanti, cavolo. E vabbè, è andata così purtroppo, non sono riuscito a salvarla quella. Da una parte sembrava abbastanza cieco perché mi mettevo dietro una roccia e non mi vedeva, è assurdo. Ma comunque, va bene. Se il video ti è piaciuto, invita a lasciare un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!